Buonasera a tutti, benvenuti all'edizione di oggi, venerdì 9 novembre 1923, per il racconto principale della giornata. Ore di terrore e di paura si sono vissute nelle ultime ore in Germania. La scorsa notte, infatti, il leader del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori, un partito di estrema destra, il cui leader si chiama Adolf Hitler, alla guida di alcuni reparti delle SA, una polizia privata, e dei Freikorps del capitano Ernest Röhm, ha tentato un colpo di stato a Monaco. Coi suoi uomini ha cercato di sequestrare i capi del governo barbarese per poi tentare una marcia su Berlino e rovesciare la Repubblica Tedesca di Weimar, costituita in Germania esattamente 4 anni fa. Nel novembre del 1918, dopo la sconfitta dell'impero tedesco nella Grande Guerra. Da quello che ci giunge, i fatti sono andati così. Il dittatore della Baviera, il dottor Gustav von Kahr, ieri sera, verso le 20, stava tenendo una riunione con gli uomini del suo governo presso la birreria Berger Brauker. Aveva appena cominciato il suo discorso, con il quale appunto presentava il suo piano di governo, quando venne interrotto da un boato, dal suono del grande portone d'ingresso della birreria, che venne spalancato con un calcio violentissimo. A quel punto Hitler e i suoi uomini sono entrati armati all'interno della sala, tenendo in ostaggio i 1.000 presenti. Nella sala, dopo pochi secondi, fece l'irruzione centinaia di soldati armati con la croce uncinata sul braccio, la svastica. E la svastica è il simbolo dei nazionalsocialisti. Pestando i tacchi sul pavimento, con passo militare, seguivano Hitler, il loro leader, il quale accelerava il passo per dirigersi verso von Kahr, che ormai non parlava più. Hitler salì sul palco. Dalla cintura prese una pistola e sparò un colpo in aria. A un pubblico già muto gridò: "Silenzio! Tutti devono tornare al proprio posto, se no entrano in azione le mitragliatrici." Alcuni dei suoi uomini spararono dei colpi di pistola verso il soffitto, facendone cadere addirittura l'intonaco. Intanto, attorno alla birreria si schierarono, pare, oltre 1.000 nazisti armati. La birreria era circondata. Hitler annunciò: "Il governo bavarese è rovesciato. Il presidente della Repubblica, Ebert, deposto. Il governo di Berlino ha cessato di esistere. Prego Kahr, che gli stava a fianco, ed il presidente von Lossow di abbandonare per qualche minuto la sala." E i tre si ritirarono per discutere in una stanza interna della birreria. Nel frattempo giunge notizia che i nazisti armati avevano sequestrato il presidente del Consiglio bavarese, von Klinging, ed il ministro degli interni Schwer, trascinandoli in automobile e conducendoli verso destinazione che rimane tuttora ignota. Dopo un altro colpo di pistola, Hitler prese nuovamente la parola, dopo essere tornato dalla sala interna alla birreria. Tornò dove stavano i 1.000 spettatori e disse: "Propongo di nominare reggente il dottor Kahr, direttore generale degli affari politici, me stesso, Hitler, supremo comandante militare Ludendorff, ministro della Reichswehr, l'esercito tedesco, l'attuale esercito tedesco, e il generale von Lossow, presidente del consiglio bavarese von Pirner, Eber, Stresemann, Klingling e gli altri dittatori hanno cessato di esistere. Nostro compito, compito di nazionalsocialisti, sarà di formare un grande esercito che marcerà su Berlino. Da questo momento comincerà l'idea del putsch. Più o meno come quello che noi abbiamo visto l'anno scorso, quando Benito Mussolini ha marciato su Roma e il re Vittorio Emanuele III gli ha dato l'incarico di formare il governo." Il pubblico a quel punto, da quanto ci viene riferito, pare abbia applaudito. In quel momento
entrarono nella grande sala il generale, il grande generale della prima guerra mondiale tedesca, Ludendorff, Carr, Lossow, Turner, e Carr prese la parola per primo e decise di appoggiare Hitler. È la manovra, è la mossa dei nazionalsocialisti. In questa terribile ora così grave, prendo nelle mie mani i destini della Baviera come rappresentante della monarchia. Poi è intervenuto il generale Ludendorff, il quale ha dichiarato: in quest'ora metto le mie forze a disposizione del governo nazionale. La coccarda bianca, rossa e nera riavrà colore e onore. Siamo giunti ad una svolta della storia della Germania e del mondo. Voglia Dio proteggere il nostro lavoro. Nulla succede sulla terra senza la sua benedizione, ma il Signore dei cieli è con noi. A quel momento, a quel punto, Hitler sparò altri due colpi di pistola e aggiunse, tra gli applausi del pubblico: o domani in tutta la Germania vi sarà un governo nazionale formato da noi, o noi saremo tutti morti. Ma finalmente la notizia del putsch, la notizia del tentato colpo di Stato giunse a Berlino intorno alla mezzanotte al cancelliere Gustav Stresemann. Hitler e Ludendorff, nel frattempo, lasciata la birreria, si misero in marcia col preciso scopo di dirigersi verso Berlino e prendere il potere. La preoccupazione a Berlino intanto saliva. All'1 del mattino il governo prendeva i primi provvedimenti. Il generale Seeckt veniva nominato dittatore militare col preciso scopo di fermare, come dichiarato, le onde armate che conducono alla rovina e mantenere quindi la Repubblica di Weimar. In Turingia sono stati inviati, poche ore fa, oltre 15.000 soldati. Reparti dell'esercito del Württemberg e del Baden hanno ricevuto l'ordine di tenersi pronti per marciare su Monaco. E tutte le polizie dei vari stati confederati sono state mobilitate nelle ultime ore. Ma qua c'è stata la svolta del putsch. Quando il putsch sembrava che stesse andando per il meglio, per i nazionalisti, per i nazionalsocialisti e per il loro leader, Adolf Hitler, Carr e von Lossow cambiarono idea, tradirono Hitler, hanno tradito Hitler e si sono schierati con le forze governative, le quali non trovarono difficoltà nel disperdere ormai quel piccolo esercito nazista che contava un migliaio di uomini. Nel pomeriggio arrivarono le truppe governative provenienti dalla Baviera meridionale, la quale dava la sicurezza che il movimento rivoluzionario nazionalsocialista, il tentato putsch, stava per giungere appunto alla sua conclusione. Nella città, intanto a Monaco, veniva subito proclamato lo stato d'assedio, istituita la corte marziale. Chi aiuta i nazisti, o meglio, ora che il putsch è terminato, chi ha aiutato i nazisti veniva tratto in arresto, e anche altri arresti stanno avvenendo in queste ultime ore. A Norimberga le guardie personali di Hitler venivano disarmate e arrestate. Qualche ora fa, verso le 17, la vita a Monaco tornava quasi alla normalità. Nel frattempo, il cancelliere Stresemann, ripreso il totale controllo della situazione, riusciva a mettersi in comunicazione telefonica col presidente del Consiglio bavarese von Kliening, il quale gli comunicava che non vi erano più che due edifici che offrivano resistenza. Il primo era il palazzo del comando militare, nel quale si trovavano Hitler e Ludendorff, i quali tentavano l'ultima disperata resistenza. E l'altra, in una cantina di una birreria. Pare che Hitler abbia anche tentato il suicidio, ma che sia stato fermato all'ultimo dal gesto estremo. Alle 19, ecco arrivare il telegramma ufficiale della Wolf, il quale annunciava la fine delle ostilità e dei piccoli combattimenti. Abbiamo il telegramma. Il palazzo del comando militare di Monaco è stato occupato stasera dopo un combattimento dall'esercito bavarese. Da ambo le parti si segnalano deboli perdite. Ludendorff e Hitler si sono consegnati prigionieri.
I due sono stati arrestati e ora spetterà alla giustizia ordinaria fare il suo corso. Per il momento non giungono altre notizie dalla Germania, quindi vi auguro una buona serata e alla prossima.